Ma diciamo che l'idea era un po' che l'avevo perché Michelangelo mi ha sempre interessato, mi ha sempre dato una grande curiosità e questo grande uomo che ha lasciato di sé delle cose incredibili. E così ho colto questa occasione per raccontare la sua vita, non in maniera diretta, ma attraverso il suo garzone, che era un patacca. E Michelangelo non è stato in molti posti, di sicuro è stato a Bologna e ha fatto un sacco di belle cose. E alcune sono rimaste, come le possiamo vedere a San Domenico nella chiesa. E altri invece no, come per esempio la statua di Giulio II che è andata persa, l'hanno sfatta come lui. E probabilmente Michelangelo, anzi quasi sicuramente in questo posto è venuto, ci ha abitato, forse dormiva, chissà, non ci sono le carte, però sicuramente in questo posto c'era, così è anche emozionante, no? Dico, magari il personaggio che io interpreto forse era veramente qui dentro.